Subito ci siamo trovati di fronte al problema del CSTP, la crisi del CSTP, che è un problema che, come dire, impatta immediatamente i lavoratori, ma nello stesso tempo anche i cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico. E poi a questo io direi che c'è la vertenza ormai da molto tempo del pastificio amato, e ci sono dati che crescono poi preoccupanti per quella che è l'intera occupazione della provincia di Salerno. Se teniamo conto che dal 2008, dall'inizio della crisi, 25.000 persone in questa provincia hanno perso il posto di lavoro. A fianco a questo male atavico che è proprio appunto la perdita di posti di lavoro, ci sono anche le condizioni in cui molti lavoratori della nostra provincia, condizioni di lavoro in cui si trovano. Parliamo quindi della sicurezza sui luoghi di lavoro. Purtroppo i dati di Salerno e della nostra provincia non sono confortanti. No, non sono confortanti, sono dati preoccupanti, ma quello che preoccupa in generale relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e anche il fatto che sempre più a rischio sono i lavoratori precari, questo perché sono i dati INAIL stessi che ci dicono che percentualmente chi non ha un lavoro stabile è più a rischio, manca una formazione adeguata di questi lavoratori, una informazione, e purtroppo manca quella che sarebbe una figura fondamentale anche per il controllo sui cantieri, nelle aziende e così via, da parte dei sindacati, quella del delegato della sicurezza territoriale, che potrebbe intervenire con gli strumenti legislativi ultimi che appunto vengono forniti a noi per poter controllare la sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro. Ecco, parliamo ora di sanità. Quello che denunciano i rappresentanti sindacali della CGIL, ma anche di altre sigle, in particolar modo in provincia di Salerno, è preoccupante. Sempre più personale in meno e purtroppo attrezzature medico-sanitarie non funzionanti che purtroppo provocano un fenomeno particolare che è quello della migrazione sanitaria. Guardi, la sanità è un problema effettivamente grosso, questo per i tagli che ci sono stati e che riducono la presenza di nosocomi sul territorio e di presidi che erano un punto comunque di riferimento per la popolazione. Dall'altra parte abbiamo anche la necessità da parte dei cittadini anche di visite magari di routine, ma poiché i servizi non sono più quelli che venivano offerti, anche se in maniera non sempre adeguata, con i nuovi tagli si riducono anche, e per cui anche per le visite di routine spesso si va fuori dalla stessa regione Campania. Mancano le attrezzature, ma c'è anche difficoltà per i lavoratori che operano nel settore, perché pur avendo noi necessità di avere più personale, in realtà quello che viene impiegato spesso non ha un contratto di lavoro stabile. E questo ovviamente crea anche delle difficoltà e come dire, una disponibilità d'animo a volte nelle strutture. Non avere un contratto di lavoro stabile in un settore così delicato crea anche una maggiore tensione, e quindi questo significa non recarsi al lavoro in maniera così tranquilla, e nello stesso tempo anche ricevere l'utenza diventa più pesante. Gli stessi cittadini si accorgono di queste tensioni nei luoghi di lavoro. Non è possibile che il sistema sanitario sia precario.